Una conferenza stampa pubblica, con invito esteso alla cittadinanza, si è tenuta ieri ai giardini di Arco per consegnare all'amministrazione comunale arcense le firme raccolte dai comitati salvaguardia dell'olivaia e sviluppo sostenibile, assieme al WWF Trentino e Italia Nostra, a favore del ripristino dell'area verde là dove c'erano i campi da tennis, poi il campo di basket, oltre a alcune costruzioni fatiscenti che fungevano da sede del centro giovani. Sono stati più di 4.000 i cittadini che hanno voluto sostenere con la propria firma l'idea di ripristinare i giardini in stile 800 nell'area ex campi da tennis, mostrando molto interesse verso le cartoline storiche della collezione di Selenio Ioppi, che riproducono i giardini come erano all'inizio del Novecento. Visualizzare com'era bella e come potrebbe esserlo ancora oggi l'area antistante il casinò è stata una leva determinante per trovare un così vasto consenso alla proposta del Comitato di ripristinare il giardino storico mantenendo l'impronta data ai giardini centrali, di zona verde con alberi ad alto fusto. Un progetto su queste basi è stato donato al Comune di Arco già nel 2013 da parte di privati cittadini e verrà nuovamente consegnato. Sulla destinazione dell'area ex tennis si dibatte da anni. Svanita l'idea della copertura per il mercato contadino ed eventi similari, che tante reazioni negative aveva sollevato, più di recente si è parlato dell'ipotesi di realizzare un parcheggio interrato. Alla conferenza, che a causa della pioggia si è spostata di pochi metri fin sotto la veranda del casinò, era presente anche l'assessore Miori. Sentiamo le interviste raccolte. L'iniziativa dei nostri comitati, Comitato Salvaguardia dell'Olivaia, WWF Italia Nostra, è stata quella di presentare un progetto per riqualificare il vecchio sedime degli ex campi da tennis e dell'ex centro giovani di Arco, presentando un progetto alternativo per ripristinare i giardini storici come erano un tempo. Noi abbiamo presentato questo progetto avvalendoci della consulenza della dottoressa Chiara Parisi e del responsabile botanico del Museo delle Scienze di Trento, del MUSE. Siamo scesi in strada per raccogliere le firme e presentare il progetto a dei cittadini. Abbiamo raccolto più di 4.700 firme, di cui più di 2.900 di cittadini di Arco. Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro e ci auguriamo che l'amministrazione comunale prenda in seria considerazione il nostro progetto e lo tramuti in realtà. Giardini di Arco sono un'identità culturale per Arco. Risalgono alla fine del 1800 e quindi poterli mantenere, ampliare secondo i criteri originali e mantenendo l'impostazione di giardino d'inverno con piante sempreverdi, la fioritura vistosa, dei climi miti, è qualcosa che va nella direzione di valorizzare l'identità culturale di Arco. Quindi un progetto del genere è solo positivo per una città come Arco. E ovviamente questo è largamente incompatibile con un parcheggio interrato multipiano. Va da sé che le piante sviluppano i propri apparati radicali in un volume, una dimensione che è tanto quanto la parte sopra terra. Quindi difficilmente un apparato radicale con un notevole sviluppo può essere compatibile con una soletta di cemento armato. Il Comune sta lavorando con il Masterplan, ha programmato una riqualificazione generale di tutte queste aree, a partire diciamo da qui fino all'ex Villa San Pietro, una riqualificazione generale che prevede anche qui di intervenire perché insomma la zona è oggi degradata e il desiderio è quello di riuscire a liberare tutti gli spazi superficiali, anche quelli dietro il casinò e quelli davanti all'attuale cassa rurale, dagli spazi parcheggio. Questo naturalmente richiede soluzioni che in questo momento si sta valutando anche la soluzione di un parcheggio sotterraneo qui che è naturalmente in contrasto con lo specifico progetto di riqualificazione con alberi di quest'area. Il Masterplan contiene una soluzione che è compatibile ma che non è detto insomma debba essere quella poi applicata, quindi è un oggetto di valutazione. Prendendo atto di quelle che sono le riflessioni fatte dalla popolazione e da questa raccolta firme e della proposta che viene fatta, una riflessione a tutto campo per vedere quale sarà la soluzione migliore per questo posto, cercando di compenetrare tra loro tutte le esigenze, che sono molte articolate, naturalmente non sono solo quelle di questo punto, ma anche quelle di tutte le zone intorno, dei parcheggi e di tutto il centro storico. L'obiettivo è naturalmente quello di riqualificare al meglio l'intero centro storico, anche questa zona naturalmente come necessario. Questa è una proposta che naturalmente terremo in considerazione e vedremo come si può conciliare col resto.